Grazie Presidente. Io ringrazio anche l'onorevole Fassina che evidentemente è sulla stessa lunghezza d'onda sulla quale eravamo inizialmente anche noi. E devo dire che purtroppo questo ordine del giorno sul quale esprimeremo scusate, un parere, scusate, un voto negativo, ricalca i nostri orientamenti iniziali che di fatto sono stati, diciamo, respinti tra virgolette dagli uffici proprio in merito al sistema di accreditamento, e sono elementi che vengono appunto emendati nell'emendamento che illustreremo dopo proprio per recepire i pareri tecnici degli uffici. Giungo anche che a mio avviso non si può pensare che uno strumento possa necessariamente cambiare le sorti di un servizio, il livello qualitativo e via dicendo. Recentemente ho partecipato a un workshop in cui da diverse parti d'Italia venivano rappresentanti dell'amministrazione e anche degli organismi affidatari di servizi nell'ambito più generico del sociale, dove in effetti non emergevano rose e fiori sul sistema dell'accreditamento. E allora io dico silenzio in aula. Che è opportuno in questo regolamento disegnare dei principi generali ai quali le modalità di affidamento e di selezione degli organismi eroganti il servizio debbano ispirarsi. Intanto cominciamo a fare un primo passo, che è importantissimo, che è quello di regolamentare questo servizio. Oggi abbiamo sul territorio, e vado a chiudere, di Roma Capitale N bandi diversi, ciascuno per i municipi in cui esiste un bando, altri sono ancora affaccendati in maniera faticosa nell'esecuzione del bando stesso. Quindi sicuramente ci sarà una fase transitoria nella quale è necessario cominciare a riflettere su quella che può essere la modalità più idonea, i meccanismi migliori affinché le modalità di selezione privilegino degli aspetti importanti che abbiamo oggi enunciato e che invece sono comunque presenti nell'ordine del giorno che discuteremo da noi presentato a breve. Grazie.